Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Marco, per chi non mi conosce, e oggi vi farò vedere come realizzare un piccolo rivestimento sospeso in una cucina. La prima cosa da fare è quella di delineare mediante un livello, una riga e una matita la zona di lavoro dove andrà poi installato e posato il rivestimento. Io a disposizione ho una livella laser della Parkside che ho acquistato alla Lidl e ho pagato 50 euro. Devo dire che mi è stata di notevole aiuto. Ok, una volta tracciato il tutto, mediante uno scalpellatore rimuovo lo stucco nella zona interessata. Questo perché se non facessi questa operazione, il rivestimento potrebbe non avere durata lunga, perché la base gesso non ha la stabilità che invece ha il cemento o i suoi derivati, oppure pietra. E in più teme l'umidità, di conseguenza il rivestimento con il tempo potrebbe staccarsi dalla parete. Nel mio caso lo strato di stucco, meglio scagliola, da rimuovere sono circa 2 cm, ma in certi casi ci sono pochi millimetri. Non occorre pertanto spicconare molto, ma è sufficiente realizzare tanti piccoli punti scoperti ed eseguire una rasatura a base cementizia. Io nella mia situazione attuale sono costretto a intonacare e a portare in piano tutta la zona di lavoro. Per chi vede il video è meglio, così acquisisce nozioni di come si installa una scatola elettrica e di come si fa l'intonaco su una parete. Ecco, come potete notare, dalla spicconatura si intravede delle tracce in profondità di cemento. Quindi ora non resta che effettuare un intonaco che faccia presa con quello sottostante, in modo da realizzare un buon rivestimento nella fase successiva. Prima di intonacare, installo le scatole elettriche dove poi ci saranno i punti luce e presa e li collego tra di loro mediante dei tubi corrugati. Sto bagnando il tutto perché l'acqua permette al cemento di essiccarsi in modo uniforme e non in modo veloce e repentino. Ovviamente anche le scatole elettriche vanno installate a livello e cercando di rispettare lo stesso piano, d'altronde anche l'occhio vuole la sua parte. Per far essiccare prima le scatole, oltre al cemento premiscelato KC1, utilizzo un po' di cemento rapido. A questo punto impasto la malta per effettuare il primo strato di intonaco. Utilizzo come malta il KC1 che è molto lavorabile e ci consente una buona resa. Ottimo per lavori di casa. Un sacchetto da 30 kg l'ho pagato circa 3 euro. Per la preparazione è necessaria soltanto l'acqua. Per un impasto adeguato e corretto utilizzo un miscelatore che ho pagato circa 70 euro ed è della marca Dexter. Ve lo lascerò in descrizione come tutti gli attrezzi utilizzati da me nel tutorial. È cosa importante pulire la frusta del miscelatore dopo ogni suo utilizzo per mantenerlo efficiente e sempre pulito.
Scusate se mi ripeto, ma come vi ho già detto prima, bisogna bagnare il muro per garantire un tiraggio uniforme. La stessa cosa poi andrà fatta durante la posa delle piastrelle. Nel primo strato di intonaco è importante effettuare un riempimento omogeneo della malta. Il rinsolfo lo eseguo lanciando la malta sul muro in modo da garantire una presa e un'adesione decisiva. Mediante una stadia controllo e mi assicuro che sono sul piano. In questo caso, siccome già è presente un intonaco, non ho realizzato delle fasce di guida. Pertanto utilizzo come guida l'intonaco già esistente. Una volta che l'intonaco comincia ad indurirsi, è possibile fare la seconda passata. In questo caso mi aiuto con una spatola americana per posare il materiale e rifinisco il tutto mediante una stadia. Ecco, come potete vedere, ora il piano è dritto e quindi pronto per accogliere la posa delle piastrelle. Prima di iniziare con la posa, vi mostro tutto il materiale occorrente per effettuare il lavoro. Queste sono le piastrelle che ho scelto, sono in gres porcellanato e le ho pagate 15 euro a metro quadro. Le dimensioni sono 20x50 cm. Ora preparo i fori per fissare questo listello di legno sul muro, in modo che mi farà da sostegno e guida durante la posa delle piastrelle. Lo fisserò alla parete mediante tre tasselle a muro da 6 mm. Con il metro mi assicuro che la misura di partenza del rivestimento sia corretta.
Con la livella a bolla verifico il livello della stecca. A questo punto posso iniziare con il lavoro. Per prima cosa bagno il muro in modo uniforme. Dopo ciò accendo il livello laser per garantire il piano e il piombo del rivestimento. Ora preparo la colla. Ho comprato la Bioflex della Keracol, è ottima per lo scopo ed un sacchetto da 25 kg l'ho pagato 15 euro circa. L'impasto deve essere cremoso e privo di grumi. Pertanto è indispensabile l'utilizzo di un miscelatore come quello che vi sto facendo vedere nel video. Mi raccomando, mantenetelo sempre pulito per mantenerlo efficiente. Ecco, l'impasto deve essere cremoso al punto giusto per garantire la stesura con la cazzuola in modo omogeneo e lavorabile. Come solito, prima di posare le mattonelle, le inumidisco con l'acqua. Dopo la stesura della colla, utilizzo una spatola dentata da 8 mm. Quest'ultima consente di creare tutte righe in modo tale che quando la piastrella viene pressata prima a mano e poi con il martello di gomma, tutta l'aria viene fatta uscire dai punti vuoti, mentre i punti pieni faranno da presa in modo omogeneo su tutta la piastrella. La spatola deve lavorare quasi in piano per creare il giusto spessore. Attenzione al verso del disegno delle piastrelle, se è presente. Come si evince dal video, il laser aiuta molto a far scorrere il lavoro e a renderlo più preciso possibile. È molto importante battere la mattonella per garantire una corretta adesione, ma soprattutto per eliminare i vuoti d'aria dietro la piastrella. Infatti, se non vengono eliminati, la mattonella in quel punto presenterebbe un punto debole perché non avrebbe la colla nel retro. Ora vi mostro una cosa, in quest'ultima piastrella c'è un piccolo dentino, dovuto probabilmente ad un'imperfezione del listello di legno. Ecco, in questo caso dobbiamo risolverlo subito perché altrimenti nelle file successive il dente diventerebbe sempre più grande e il rivestimento non verrebbe dritto. Per risolvere questo piccolo problema utilizzo questi piccoli cugnetti, il quale compito è proprio quello di sistemare i piccoli errori. Fatta bene la prima fila e messa a livello correttamente, si può andare avanti in modo tranquillo. Nella seconda fila ci sono tre piastrelle da tagliare. Per fare questo lavoro c'è bisogno di molta pratica. Occorrono metro, squadra, matita e una smerigliatrice con il disco diamantato. Vi ricordo che tutto il materiale che state vedendo nel video che sto utilizzando ve lo lascerò in descrizione. Mi raccomando, quando tagliate, utilizzate guanti, occhiali, cuffie e mascherina. Sono indispensabili per fare questo lavoro.
Più sarete attenti e puliti durante questa fase di lavoro e più sarete facilitati dopo nella fase successiva, quella della pulizia prima delle fughe. Questo perché pulire la colla fresca è molto più semplice di pulirla quando è secca, oltre al fatto che si rischia di recare danni alle piastrelle. Prima di andare a riempire le fughe con l'apposita malta, finisco a rimuovere la colla secca all'interno di esse. Questo lavoro va fatto il giorno successivo alla posa. Per pulire le fughe, io mi aiuto con un taglierino che metto a leva tra una fuga e l'altra, facendo molta attenzione a non scheggiare le piastrelle. È possibile fare anche questo lavoro con un chiodo da carpentiere da 6 cm solitamente. Ecco, questo è quello che occorre per fare le fughe. Un secchio, la malta, dell'acqua, una spatola in gomma, una spatola e una spugna e un secchio con acqua pulita per pulire la spugna. Quest'ultimo l'ho acquistato al negozio Lidl al prezzo di 10 € e devo dire che è molto funzionale ed efficiente. La malta per fughe deve essere cremosa e consistente. In questo modo qua. Mediante questa spatola in gomma bisogna andare a riempire tutte le fughe e una volta terminate, non appena la malta inizia a tirare un po', con la spugna sempre bella pulita e quasi asciutta, bisogna iniziare a rimuovere l'eccesso di malta, eseguendo un movimento rotatorio circolare ed uniforme, facendo però molta attenzione a non scavare le fughe, altrimenti bisogna ripetere l'operazione di nuovo. Con la spugna infatti non bisogna esercitare molta pressione, ma cercare solo di rimuovere la malta dalle piastrelle e non dalle fughe. Le fughe devono essere solo modellate in modo uniforme. Dopo circa un'ora dalla pulizia delle fughe, la polvere riaffiorerà e bisognerà pulirla accuratamente con un panno asciutto. A questo punto non rimane altro poi che lavare il rivestimento con acqua e sapone. Bene ragazzi, mi ha fatto molto piacere condividere con voi questo mio lavoro, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete consigli sono pronto a riceverli. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Vi saluto tutti, ciao!